Quando devo preparare questa presentazione, sapete che sono fissatissimo delle citazioni. Ho cercato una citazione sul tema della crisi e c'era veramente un sacco, c'è una valanga di materiale sulle crisi. Il fatto è che la maggior parte delle citazioni sono un po' motivazionali, ma veramente quella roba proprio spiccia, così da quattro soldi. Ho trovato questa di Einstein di cui mi sono innamorato, che è veramente bellissima. Leggiamola un attimo insieme. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. La ripeto, chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Ho scelto questa citazione perché mette la crisi in relazione a due contesti diversi. Ci sono due pezzi di questa frase che sono fondamentali. Supera se stesso, quindi è la crisi in relazione a noi, senza essere superato. Quindi la crisi in relazione a quello che succede con gli altri, con il mercato, con i competitor, se volete, che ho trovato un messaggio potentissimo. E quindi oggi voglio provare a parlarvi di crisi, che è uno degli argomenti sui quali mi sono focalizzato di più nel corso degli ultimi 2 anni, ormai quasi tre, dovremmo dire, da quando è iniziato tutto il delirio con la pandemia da lockdown, da coronavirus, lockdown, eccetera, eccetera. Voglio provare a concentrarmi su questo tema, ma non per fare la... Sapete, no? Trovate in giro la definizione, cosa significa crisi, qual è l'etimologia della parola crisi. No, io facevo una riflessione, dicevo, la mia generazione è una generazione che praticamente è sempre stata in crisi. Riflettevo sul fatto che a me non fa più notizia quando i media mi dicono che sta per iniziare una crisi. Ho fatto, beh, io ormai me lo ricordo da sempre, c'è sempre stata una crisi che stava per arrivare. Siamo sempre state perennemente in crisi e probabilmente dalle vostre facce, dai gesti che state facendo in questo momento, molti di voi sentono la stessa cosa, che non è nemmeno manco più una news il fatto che sta per iniziare una crisi. Pensavo solo se penso agli aspetti imprenditoriali, solo se penso alla mia carriera da imprenditore. Io ne ho viste già tre di crisi. Quella del 2000-2001 delle dot-com, quella del 2008-2009 dei mutui subprime e quella del 2020 con la pandemia. E adesso, con la guerra, l'inflazione, la crisi energetica, probabilmente ne sta iniziando un'altra, o è quella del 2020 che durerà molto più di quello che avevamo previsto. Allora ho provato a rispondere a questa domanda, ho detto, ma che significa effettivamente crisi? Quindi non che significa la parola, che significa, che succede quando c'è una crisi? Che succede concretamente alle persone, ai mercati, alle aziende? E la risposta che mi sono dato è che c'è un cambiamento. Per me crisi uguale cambiare. C'è un cambiamento sempre. Mi sono fatto un sacco di letture in questi anni, anche sulle crisi grandi del passato, i grandi momenti di crisi del passato. E voi vedete sempre degli elementi delle crisi. Alcune crisi hanno degli elementi che sono molto specifici del loro contesto storico, dell'industria nella quale sono state generate, del momento, della nazione e così via. E quindi sono delle peculiarità di quella crisi. Però trovate sempre una caratteristica trasversale in tutte le crisi e questa caratteristica è il cambiamento. Per me crisi significa cambiare. E qui la domanda è, cosa cambia? Cambiamento di cosa? No, è una parola abbastanza generica. Che significa cambiamento? Uno potrebbe chiedere. E ci sono diversi tipi di cambiamento che avvengono. E secondo me, in quanto persone che facciamo business, chi fa impresa, chi fa la libera professione e così via, dobbiamo conoscere di questi cambiamenti. Il primo grande cambiamento è che cambiano le regole. Questa è la prima cosa che succede con una crisi. La crisi cambia le regole del gioco. Le stravolge le regole del gioco. A volte sono regole che conosciamo, sono regole scritte. A volte sono regole non scritte, che fanno parte del nostro mercato, le conosciamo tutti quanti, non sono scritte da nessuna parte. La crisi arriva e le spazza via. Significa che le certezze che avevamo, e intendo proprio come persone che fanno business, no? Certezze della nostra azienda, del nostro lavoro, dei pilastri, delle cose che davamo per scontato, che funzionavano, che erano lì, che erano dei pezzi forti del nostro lavoro, del nostro business, all'improvviso vengono spezzate, vengono spazzate via, no? Come se fosse arrivato un terremoto. Il secondo grande cambiamento è quello delle priorità. Questo è fondamentale da riconoscere come cambiamento. Che significa? Che la crisi fa cambiare le priorità. Questa è una cosa che dobbiamo capire, che è fondamentale. La lista delle priorità cambia, perché cambiano le esigenze delle persone. La classifica delle priorità la dovrei chiamare. La classifica delle priorità viene stravolta. Non so se vi ricordate, faccio un esempio. Vi ricordate quando in Inghilterra c'era la storia della carta igienica? Qualcuno forse l'avrà letta, no? Se ne parlava tanti. In Italia mi sembra simile col lievito, una situazione simile. No, in Inghilterra c'era sta cosa che non si trovava la carta igienica, quando all'inizio del 2020, no? Cioè, giravano queste foto dei supermercati con gli scaffali vuoti senza carta igienica. Ma
all'improvviso la lista, la classifica delle priorità era cambiata. Al primo posto c'era la carta igienica, o il lievito, se volete, in Italia per qualcuno. Cosa che fino al giorno prima non aveva nessun valore, era bassissima in questa classifica, all'improvviso si trovava al primo posto. E dall'altro lato, magari delle cose che per noi erano importanti fino al giorno prima, all'improvviso sono scomparse o sono calate in classifica. Quindi per me non aveva più importanza comprare l'ultimo modello di sneakers, prenotare il nuovo ristorante in centro, pensare dove fare le vacanze in estate, aggiornare l'iPhone. No, dovevo trovare la carta igienica o il lievito, se volete. Questo significa che cambiano le priorità. E in un momento nel quale cambiano le priorità, diventa fondamentale che noi, in quanto persone di business, ci chiediamo: come posso essere utile alle persone in questo nuovo scenario? Cioè, se sono cambiate le priorità, se sono cambiate le esigenze, e non intendo le esigenze delle aziende, intendo le esigenze delle persone, se sono cambiate le loro esigenze, se sono cambiate le loro priorità, non posso pensare di fare business come lo stavo facendo ieri. In che modo posso rendermi utile in questo nuovo scenario? Il terzo tipo di cambiamento è che cambia la leadership. Questa è una conseguenza diretta di quello che ho detto prima. Se cambiano le regole e cambiano le priorità, la leadership viene stravolta. La crisi è uno dei pochi momenti nella storia nella quale la leadership viene stravolta. Succede rarissime volte questa cosa. E lo sappiamo, no? L'abbiamo visto anche nel 2020. Aziende che sembravano intoccabili, dei colossi del loro settore, sono crollati sotto il peso della crisi. E qualcuno magari un po' più piccolino, un po' più veloce, anzi forse un po' più agile, dovremmo dire, sale fino a diventare un colosso. E qua gli esempi sono infiniti, no? L'avete visto sicuramente, girano sempre quegli articoli. Nella crisi del 2008 sono nate Uber e Airbnb. È vero, è così. Nella crisi del 2001 sono nate Amazon e Google. È vero, è così. Ma se tornate indietro con la mente, è sempre stato così. Se tornate indietro con la memoria, andate a leggere nelle crisi del passato, Microsoft esce da un momento di crisi. HP esce da un momento di crisi. IBM nasce da un momento di crisi. Disney nasce da un momento di crisi. Ce ne sono centinaia di aziende del genere. La crisi è il momento nel quale viene stravolta la leadership. E il quarto e ultimo cambiamento, e questo è subdolo, gli altri sono intuitivi, questo è un po' infame, non lo notiamo, cambiano i tempi. Che significa che la crisi fa cambiare i tempi? Significa che se cambiano le nostre esigenze, se cambiano le nostre priorità, vengono stravolte anche le tempistiche. E l'esempio qua è facile da farvi. Immaginate quello che è successo alla scuola, che si è dovuto digitalizzare dalla mattina alla sera. All'improvviso, professori, alunni, genitori, tutti quanti davanti al computer, perché altrimenti non si riusciva più a fare lezione. E non c'era un piano per farlo da qui a N anni, si doveva fare domani, anzi si doveva fare oggi, se non dovevamo interrompere le lezioni. Ecco cosa significa che la crisi cambia i tempi, in questo caso li accelera i tempi, e probabilmente la scuola si sarebbe digitalizzata, non so quanto velocemente, no, sarebbe successo, ma all'improvviso con la crisi questa cosa deve succedere adesso. E probabilmente una cosa simile la stiamo vivendo con la crisi energetica, ci farà vedere qualche cambiamento di questo tipo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, no, di cose che stiamo pensando di fare nei prossimi 5-10 anni, ma adesso abbiamo un'esigenza, un'emergenza e lo dobbiamo fare domani se vogliamo sopravvivere. E che succede quando ci sono tutti questi cambiamenti? Si genera il caos. Ecco cosa succede. Si genera il caos quando c'è il cambiamento. È la novità che genera il caos. E la novità, non siamo bravi a muoverci nel nuovo. Quando tutto cambia intorno a noi, ci troviamo in difficoltà, proprio come persone di business. Mi metto anche io in questo elenco, ovviamente. In primis mi metto io. Il caos viene generato dal fatto che cambia tutto intorno a noi e non riusciamo più a capire cosa sta succedendo. Le regole, noi, i pilastri che abbiamo detto prima, li vediamo crollare. Si genera questo caos. E la cosa pericolosa qual è? È che nel caos iniziamo a fare dei comportamenti pericolosissimi. Ci sono dei comportamenti umani, oserei dire, comprensibilissimi, e di nuovo mi ci metto anche io in questa lista, ma sono pericolosi. Ho provato a trovarne qualcuno a cui dobbiamo fare molto molto attenzione, perché il momento lo stiamo vivendo, no? Quindi attenzione a queste cose se vi stanno capitando. Il primo è l'illusione del controllo. Questo è terribile. L'illusione del controllo. Leggetevi qualsiasi grande storia di persona, di organizzazione, di azienda che ha attraversato una crisi, c'è sempre stato un momento nel quale pensavano di poter controllare cose che in realtà non potevano controllare. Quando c'è una crisi, la verità è che ci sono pochissime cose che possiamo controllare
tantissime cose che sono assolutamente fuori dal nostro controllo. In maniera quasi stoica, se volete, dovremmo riconoscere questa differenza, accettarla e concentrarci sulle poche cose che possiamo controllare. Come ad esempio, per collegarci a quello che dicevo prima, il fatto che stanno cambiando le esigenze dei nostri clienti. Quella è una cosa che possiamo controllare. Come posso essere io utile ai miei clienti, alle persone che sto cercando di aiutare in questo nuovo scenario, con queste nuove esigenze? Il secondo comportamento pericolosissimo è la ricerca ossessiva della normalità. Lo dovrei definire la nostalgia della normalità, no? E l'avete sentito sicuramente questa cosa. Quando torna tutto normale, no, nel 2020 andava tantissimo questa frase, appena torna tutto normale, forse l'avete pure detta questa frase qualcuno di voi. Io avevo clienti che mi dicevano cose tipo, oh, appena torna tutto normale riprendiamo con i workshop, appena torna tutto normale facciamo ripartire le campagne. Qual è il problema di questa espressione? È che la normalità non esiste. Facciamo affidamento su un concetto pensandolo statico, in realtà è un concetto dinamico, la normalità è qualcosa di liquido. La normalità è un qualcosa che cambia, che si evolve. Perché ci ancoriamo a questa cosa e vogliamo tornare a un qualcosa che c'era prima? La normalità mia di oggi non è la normalità dei miei genitori. Quella dei miei genitori non è la normalità dei miei nonni. Il modo con il quale oggi noi qui dentro facciamo impresa non è il modo con il quale si faceva impresa negli anni 80, che a sua volta non è il modo con il quale si faceva impresa negli anni 50. Riconoscere questa cosa, proprio in termini di mindset, è il primo passo per poter attraversare una crisi, abbandonare questa ossessione per la normalità. E poi il caos genera shock. Questo è inevitabile, no? Come dicevo prima, è la novità. È la novità che genera questo shock. Oh mio Dio, che sta succedendo? Non so più cosa fare. Conoscete la storia della rana bollita? Si dice che se prendi una rana, la butti dentro una pentola con l'acqua bollente, la rana schizza via, perché ovviamente si scotta, no? Non vuole morire. E si dice sempre che se prendi una rana, la adagi dentro una pentola con l'acqua a temperatura ambiente, la rana si rilassa. Tu che fai? Alzi un pochino la temperatura. Poco a poco, impercettibile, la rana si rilassa, è ancora confortevole come situazione. E tu alzi un altro po'. Poi aspetti e alzi un altro po'. Poi aspetti e alzi un altro po'. Poi aspetti e alzi un altro po'. Che succede? Che la rana si è bollita e non se n'è accorta. Si è rilassata in un ambiente che era confortevole. Non so se questa cosa è vera, ma è una metafora potentissima di quello che succede a noi. È una metafora potentissima di quello che succede alle aziende, alle organizzazioni, di quando ci rilassiamo in qualcosa che funziona. Abbiamo la nostra zona di comfort del business, chiamiamola così, e allora abbiamo quel cliente storico che è con noi da tantissimi anni, quella strategia che ha sempre funzionato, quel canale che converte benissimo, quel prodotto che ormai abbiamo con noi da 10 anni. Ma vi devo dare una brutta notizia. Le cose che oggi funzionano a un certo punto smetteranno di funzionare. È sempre così. È matematico, ci posso mettere la firma su questa cosa. Le cose che oggi a voi stanno funzionando a un certo punto smetteranno di funzionare. E non è perché deve arrivare una pandemia, no? Perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, la pandemia arriva una volta ogni 1000 anni. Non è sempre quello. Però la prossima volta sarà una tecnologia disruptive che non avevate previsto. La prossima volta sarà un competitor che entra in gamba tesa sul mercato. Amazon, che decide di entrare nel vostro mercato, e Amazon lo fa ogni 3 mesi. Sarà qualcuno che registra un brevetto. Sarà un cambio legislativo. Arriva qualcosa che non avevamo previsto, genera questo cambiamento, genera questo shock, e possiamo rimanere bolliti, come la rana. Cosa dobbiamo fare? Ci ho pensato a lungo prima di mettere questa parola su questa slide. Che è una presentazione che parla di business. E mi presento qui con coraggio sulle slide. Ci ho riflettuto a lungo qual era una parola che poteva riassumere il comportamento da avere durante una crisi per superare questo tipo di shock. E secondo me coraggio è proprio la parola giusta. Seguitemi dove voglio andare, perché ho messo coraggio qui sopra. Di nuovo, coraggio è una parola che è molto ampia, potrebbe significare un sacco di cose. Quindi voglio scendere nel dettaglio e voglio dirvi nello specifico cosa intendo, no? Che tipo di coraggio, in quali situazioni, in che modo reagire a queste cose che stiamo dicendo. Diverse tipologie di coraggio, se volete. Il primo è il coraggio di rinunciare. Lo potrei chiamare il coraggio di lasciare andare, se volete. E si collega esattamente con quello che dicevo prima, con l'esempio della rana. Di quando le cose funzionano e quindi quel cliente è con noi da 10 anni, non succederà assolutamente nulla. Quel canale converte benissimo, acquisisco a 4 soldi.
quella strategia ha sempre funzionato, abbiamo sempre fatto così, eccetera, eccetera. Il coraggio di rinunciare significa, il coraggio di lasciare andare significa che quel cliente, quel prodotto che è con noi da 10 anni, ovviamente l'azienda prima di lasciare andare un prodotto che gli funziona da 10 anni non ci pensa una volta, non ci pensa nemmeno 2, nemmeno 5, forse ci pensa 100 volte, ed è normale che sia così. Ma quella scelta, in una fase particolare della crisi, potrebbe essere la scelta che gli salva la vita. Vi faccio un esempio concreto. Una pasticceria a Londra, vicino a casa mia, nella primavera del 2020, ha fatto una scelta potentissima. Non so se vi ricordate, ma nei primissimi mesi di lockdown, tutti quelli che, ristoratori, cioè tutti quelli che vendevano cibo, fondamentalmente hanno fatto la stessa scelta, il delivery. Quindi non riesco a portare i clienti da me, porto il cibo ai miei clienti. Ovvio, era la più intuitiva, era la più veloce, anche la più facile tecnicamente da fare. Questa pasticceria fa una scelta diversa e decide di vendere al dettaglio i prodotti che aveva a terra, nel negozio. Quindi la farina, le uova, il latte, il lievito e così via. Allora avevano un sacco di materiale di ottima qualità e inoltre avevano i fornitori che continuavano a portargli il materiale. E perché questa scelta è potentissima, secondo me? È potentissima perché loro si erano accorti di una nuova esigenza sul mercato. Abbiamo detto che cambiano le priorità. Io mi ricordo com'era fare la spesa in quel periodo, ne parlavo ieri con degli amici a cena. Mi ricordo mettersi in fila al supermercato per 2 ore, sotto il sole o sotto la pioggia, dipende dai giorni, con la mascherina, i guanti e l'ansia a 1000 per entrare nel supermercato e a volte non trovare le cose che mi servivano perché erano già finite. All'improvviso questi della pasticceria che fa? Spostano i tavolini e mettono le uova, il latte, il lievito, la farina, eccetera, eccetera. Io potevo fare la stessa identica cosa che facevo al supermercato da loro, senza fila e con l'1% dell'ansia. Entravo, compravo il lievito, lo trovavo e me lo portavo a casa. Il coraggio di rinunciare a qualcosa che funzionava. Perché? Perché ho osservato il mercato, ho visto che c'è un forte cambiamento in corso e la domanda che mi faccio è: come posso essere utile alle persone? E in quel caso era dandogli qualcosa che non trovano più da un'altra parte, evitandogli di fare la fila che dovrebbero fare al supermercato. Il secondo tipo di coraggio è il coraggio di accelerare. E ho fatto prima l'esempio della scuola, no? Il coraggio di accelerare cosa significa? Significa che tutte le aziende hanno dei piani a 5 anni, a 10 anni, a 15 anni. Avete presente la famosa citazione di Mike Tyson sui piani? Mike Tyson dice: tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in faccia. Che è forte come immagine, però funziona. Significa proprio quello, no? Significa che il tuo piano va a farsi benedire nel momento in cui arriva una crisi. E l'abbiamo visto la scuola, no? Quello è l'esempio classico. Senza andare più agli esempi americani, facciamo un esempio nostrano. Non so se conoscete Fit Prime come realtà, una bellissima realtà nostrana, italiana. Io ho intervistato Fit Prime proprio nei primissimi mesi del lockdown. Che cosa fa questa azienda? Offre un abbonamento unico con il quale poter entrare in diverse palestre in giro per l'Italia, accedere a degli sconti, a delle convenzioni, a dei servizi extra. Una cosa comodissima, fighissima, veramente molto utile. Crescevano molto bene. Immaginate quando il vostro core business sono le palestre e all'improvviso chiudono tutte le palestre d'Italia. Non il 10%, non il 50%, tutte le palestre d'Italia. Cosa fa FitPram in quell'occasione? Offre alle persone che hanno pagato l'abbonamento la possibilità di guardare dei video sul sito fatti da professionisti con i quali puoi allenarti a casa. C'è l'esperto o l'esperta che ti fa vedere il workout e tu lo ripeti nel salotto di casa tua. E la cosa interessante è che io li avevo intervistati l'anno prima, quando stavo scrivendo il mio secondo libro, e loro mi raccontavano, quando quindi avevano solo un solo prodotto, no? L'abbonamento per la palestra, loro mi raccontavano che in futuro stavano pensando di fare sta roba, mettere dei video di professionisti che ti fanno vedere come fare gli esercizi, così se vuoi ti alleni a casa. In futuro. Quello era il piano, non era prioritario quella roba. Adesso c'era l'abbonamento per le palestre. Coraggio di rinunciare e coraggio di accelerare. Mettono da parte quella roba lì e in pochissimo tempo offrono un'alternativa. In questo caso, la possibilità di allenarsi da casa. Osservo il mercato, capisco qual è la nuova esigenza dei miei clienti e cerco di rendermi utile. Il coraggio di rimanere fedeli alla propria visione. Che significa questa roba qui?
Significa il coraggio di continuare a ragionare nel lungo periodo, perché la prima cosa che perdiamo con la crisi è la lucidità, perché abbiamo un problema oggi e vogliamo risolverlo oggi, a volte mettendo da parte il lungo periodo. La visione è questa, no? La visione è dove stiamo andando, e a volte la calpestiamo, la mettiamo da parte, perché ovviamente abbiamo un'urgenza, c'è qualcosa che non va, quindi è più facile mettere una pezza, è più facile tappare un buco, cerchiamo la scorciatoia. Ed è umana come cosa, lo ripeto, non sono qui a condannare questo comportamento, è umana come reazione. Qual è il problema della scorciatoia? È che la scorciatoia può aiutarci a risolvere il problema oggi, ma ci crea un problema più grande domani, che è la possibilità di trasformarci. Perdiamo questa occasione per trasformarci, per evolverci, per crescere, no? Ci riempiamo la bocca di crescita, crescita personale, la crescita aziendale, la crescita professionale. E questi sono i momenti nei quali si cresce. Questi sono i momenti nei quali si dimostra veramente di voler crescere. E la ricerca della pezza, la ricerca della soluzione momentanea, ci fa perdere questa grande occasione. E l'ultimo è il coraggio di rimanere coerenti con il proprio perché. Questo è il mio preferito. Se la visione è il guardare avanti, se la visione è il dove stiamo andando, se la visione è il lungo periodo, il perché è il guardarci indietro, il perché è da dove veniamo, il perché è le nostre radici, i nostri valori, perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. E questa è una domanda che come persone di business, ripeto, chi fa impresa, chi fa la libera professione, ci dovremmo fare periodicamente. Perché stai facendo quello che stai facendo? Il progetto che hai in ballo, l'azienda che hai fondato, perché stai facendo quello che stai facendo? Questa è una domanda che ogni tanto ci dovremmo fare per ricordarci da dove veniamo. È una domanda che periodicamente, nei momenti di difficoltà, dobbiamo tornare alle origini. Perciò ho detto il perché sono le origini, sono i nostri valori. E di nuovo, è facilissimo in un momento di crisi calpestare il nostro perché, metterlo da parte e dire: ma che me frega, ho bisogno di soldi, è un'urgenza, devo fare qualcosa. Io ci pensavo, no? Dicevo, sarebbe stato facile. Io prima del lockdown facevo un sacco di questo, public speaking, tantissimo, tantissima formazione in azienda, in aula. La soluzione più facile, più immediata era: beh, io sta roba la faccio su Zoom. Fatto, risolto. Quello era concentrarsi sul come, quello era concentrarsi sul cosa, non è concentrarsi sul perché. Stavolta l'esempio lo faccio mio, forse questa cosa qualcuno di voi la conosce già. A marzo del 2020, nel giro di due settimane più o meno, ho visto crollare l'80% del mio business. Penso che sia stato uno dei momenti più duri della mia vita professionale, ma anche della mia vita personale. Cioè uno di quei momenti nei quali veramente ti manca il terreno sotto i piedi. Dei momenti di paura vera, cioè di panico proprio. Non è che è durato un paio d'ore, no? Un paio di giorni, è durato un paio di settimane quella roba lì, dove dici: oh mio Dio, che sta succedendo? Il caos che dicevo prima, no? Il caos, la paura, il momento di panico vero. Ma quel momento è stato fondamentale. Perché è stato fondamentale? Perché quello è il momento nel quale sono tornato al perché. Ogni volta che incontro un momento di difficoltà, faccio una cosa, stacco, mi devo fermare per un giorno. È la cosa che consiglio anche a voi di fare. E mi metto a riflettere sul perché. Perché faccio quello che faccio? Sono tornato a questa domanda, ho detto: Raffè, ma tu perché fai quello che fai? Cioè, perché hai iniziato a fare tutta sta roba? E il mio perché è sempre stato uno, ed è, ce l'ho chiaro, no? Ce l'ho sempre avuto chiaro. Il mio perché è condividere la conoscenza e trasmettere le competenze. E questa è la cosa che a me fa battere il cuore, questo è il motivo per cui faccio le cose. Se leggo un libro, se provo uno strumento, se faccio un esperimento, io la prima domanda che mi faccio è: come posso raccontarla a quante più persone possibili? Cioè, come faccio a divulgare questa cosa, a farla arrivare lì fuori? E quindi quel giorno di, non so, era marzo, aprile del 2020, questa riflessione sul perché, no? Questo momento proprio introspettivo, è stato il momento nel quale è nato il Growth Program per come lo conosciamo oggi. Sono tornato alle origini, sono tornato al mio perché, alla volontà di trasmettere le mie conoscenze, le mie competenze a quante più persone possibile. E il Growth Program, per come lo conosciamo oggi, nasce in quell'occasione, l'Academy nella quale alcuni di voi studiano da due, da tre anni, qualcuno di voi magari da due, tre mesi, è entrato da pochissimo, nasce quel giorno,
nasce in quel momento di riflessione sul mio perché. Paradossalmente, se siamo qui a questo evento, questa sera, è grazie a quel momento lì, quel momento di riflessione sul perché, sul dire ma ok, sono incasinato in questo momento, ma io perché ho iniziato? Perché devo tornare lì? La risposta la troverò lì, nel perché ho iniziato. E quindi il consiglio che vi do è, questa domanda, questa riflessione sul perché, portatevela dietro, tenetevela per voi per i momenti di difficoltà, che può essere questo, ma può essere fra 5 anni, può essere fra 10 anni, che ne so, quando capiterà. Anche per cose più piccole, nei momenti di difficoltà, il tornare al perché a me mi aiuta tantissimo. Come si possono riassumere questo? Ho fatto 4 tipi di coraggio, se volete, no? 4 sfumature del coraggio. È il coraggio di cambiare. Cioè tutta questa roba, se la mettiamo insieme, il coraggio di accelerare, no? Il coraggio di rimanere coerente alla visione, il coraggio di rimanere coerente al perché, è il coraggio di cambiare. Ed è bella questa cosa, è simbolica, perché la slide ha fatto, la presentazione ha fatto un ciclo, perché cambiare, se vi ricordate, è la prima parola che ho messo qui sullo schermo, no? Siamo partiti dal cambiamento e siamo tornati al cambiamento. C'era quella frase di Einstein, se vi ricordate, che ha aperto la presentazione. E ho provato a dare una risposta, a dire, oh, ma che significa superare la crisi? Significa superare se stesso senza essere superato. Di concreto, cosa significa questa cosa? Come si fa? E la risposta che mi sono dato, non mentre facevo questa presentazione, ma negli ultimi 2-3 anni, mentre riflettevo sul concetto di crisi, è questo. È nel coraggio di cambiare. Che pare una cosa facile, ma non lo è. Non lo è perché lo so, perché me lo ricordo come mi sentivo quel marzo del 2020. Non è stato l'unico episodio difficile della mia vita. Anche in passato è successo, ma questo ce l'ho fresco, me lo ricordo. Il coraggio di cambiare è fondamentale in quel momento. Quindi dico, non è una cosa facile, assolutamente no. Ma è un passaggio fondamentale per affrontare una crisi, per superare la crisi. E quindi pensavo a come chiudere questa presentazione. E la voglio chiudere con una domanda. Invece della slide di ringraziamenti, voglio chiuderla con una domanda. Che è una domanda alla quale non mi dovete dare risposta, non dovete alzare la mano, non dovete dirmi di sì o di no dopo nei corridoi o a cena, dovete portarvela a casa. Stamattina diciamo che le provocazioni sono fondamentali, infatti questa domanda è una provocazione, la provocazione è uno strumento potentissimo che non dovremmo mai smettere di utilizzare, è una provocazione, le belle domande, le domande forti sono sempre delle provocazioni. La domanda che vi voglio fare deve punzecchiarvi, deve stimolarvi, deve darvi fastidio, possibilmente non deve farvi dormire di notte, questo fanno le ottime domande, vi danno fastidio, vi infastidiscono, non vi fanno dormire di notte, però sono le domande che ci fanno crescere. Quindi la domanda con la quale io vi saluto questa sera è, tu ce l'hai il coraggio di cambiare? Perché se non avete il coraggio di cambiare, tutto il resto non serve assolutamente a niente. Io ho finito. Grazie mille.